Appassionati di calcio a 5, buonasera e bentrovati. Parte dunque la quarta stagione di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Tante novità come vi avevo preannunciato. La prima in assoluto è al mio fianco, è Tiziana Pitton. Buonasera Tiziana. Buonasera. Benvenuta. Grazie mille. Allora, come mai sei qui, insomma? Sono qui perché sono una nuova appassionata del calcio a 5, voglio capire tutti i segreti e i trucchi di questo sport. Bene, iniziamo subito allora con analizzare quelle che sono i vari campionati, partendo ovviamente dall'alto, partendo dalla Serie A2, anche perché abbiamo Francesco Dario che ci spiegherà bene il tutto. E allora, vediamo con la Serie A2 come sono iniziate queste ostilità. A te per il debutto, Tiziana. Sì, allora la Serie A2, il girone B, vede la Cireale vincere contro il Centro Sociale Giovanile 6-3. Canottieri Lazio, Biancazzurro Fasano 6-2. Il Frosinone vince contro il Futsal Palestrina 6-3. Meco Potenza, Coggianco Genzano 3-6. Modugno, Scafati Santa Maria 4-1. Il derby partenopeo, Napoli contro Napoli Mamà vince 6-4 e Orange Passion contro Regalbuto perde 6-10. Benissimo, e allora chiamiamo subito in causa un diretto interessato. Francesco, raccontaci un po', insomma, questa partita e poi un po' il quadro di questo campionato. Che dire, intanto che siamo alla seconda giornata, quindi è ancora presto per trarre dei bilanci. Ci sono state delle piacevoli conferme come Regalbuto che ha vinto in casa dell'Orange Passion, primo in classifica, così anche come il Frosinone, un po' le novità di questo campionato. Allo stesso tempo sia noi come Coggianco Genzano, sia come Coggianco Genzano che come Canottieri Lazio abbiamo confermato quanto di buono si diceva quest'estate, cogliendo le prime due vittorie della stagione. Benissimo. È un campionato molto difficile, sicuramente combattuto fino alla fine, a partire anche dalla prossima partita nostra interna che giocheremo contro l'altra capellista al Frosinone. Prima frecciata, prima entrata a gamba tesa della stagione, Francesco. Come si sta lontani da Latina? Può essere che così difficile stare a Latina? No, assolutamente. Per me è una crescita, chiamiamola così, professionale, andare in una realtà come quella di Genzano, dove si vuole fare veramente bene. Speriamo di migliorare il piazzamento dello scorso anno, dove siamo usciti sconfitti dalla finalissima per salire in Serie 1. I presupposti ci sono tutti, a Latina auguro le migliori fortune e sono convintissimo che riusciranno a fare un campionato di vertice e non a raggiungermi in Serie 2, perché penso e mi auguro l'anno prossimo di stare nella categoria superiore. Benissimo Francesco. Daniele, c'era qualcosa che volevi aggiungere? No, volevo sapere, due giornate sono... è prematuro fare comunque un pronostico o anche un quadro, ma così però queste prime giornate che cosa ti hanno regalato, anche soprattutto perché si stanno affacciando molti giovani, si impronta sempre più ogni anno queste riforme da parte della divisione, ma quest'anno con molta più insistenza si cerca di spingere i giovani? Sicuramente una spinta che mi trova sicuramente d'accordo, sono favorevole all'inserimento dei giovani nel palcoscenico nazionale della Serie 2, così come della Serie B e della Serie 1, e sono anche contentissimo che da ormai circa 2 anni la nazionale italiana, sia maggiore che Under 21, vede una quota importante di italiani nati in Italia. Non è assolutamente da scartare il contributo degli italo, così chiamati sia italo argentini che italo brasiliani, ma sicuramente è giusto che davanti all'inno italiano possano battere dei cuori veramente azzurri, e quindi dei ragazzi nati in Italia che possono puntare in alto con la maglia della nazionale. Ecco Francesco, quest'anno hai avuto modo, proprio la Genzano, di riabbracciare un vecchio pupillo che avevi anche a Latina. Che sensazione ti ha fatto ritrovarlo? Sono contento che Yuri Bago, ti riferisci sicuramente a Yuri Bago, sono contentissimo del suo approdo a Genzano, è sceso dalla Serie 1 alla Serie 2, ma sono convintissimo che con noi si potrà divertire tantissimo. È uno dei patrimoni della nostra città, un patrimonio che va tutelato, allo stesso tempo lui si deve sentire anche molto responsabilizzato, perché in una società importante come la Coggianco Genzano non può non dare il contributo che tutti noi ci aspettiamo. Perfetto, voltiamo pagina, parliamo di Serie B e del Latina Calcio a 5. A te la parola Tiziana. Serie B, girone E. Albano, Zir Prato Sardo 8-4. Alfa Turris Orte 1-5. Calcetto Paolo Agus, Latina 3-4. Carli Sport Ariccia, Aloa 1-5.
Civis Colleferro, Elmas 1-0, Prato Rinaldo, L'Acquedotto pareggiano 5-5, Pro Capoterra, Castelfontana, anche loro pareggiano 1-1. Bene, andiamo ad approfondire il discorso Latina con questa trasferta corsale in Sardegna. Stefano. Beh, i primi tre punti della stagione. Dopo le prime due giornate Latina non era proprio partito col piede giusto. Bisognava trovare questa vittoria, perché sennò zero punti dopo tre giornate per una squadra che punta alla promozione non era proprio il massimo. Quindi è stata una vittoria importante, perché comunque il Paolo Agus è partito bene ed è una squadra decisamente di qualità e sicuramente sarà la sorpresa del campionato. Roberto, cosa aggiungere? C'è ben poco da aggiungere. Io credo che in questo campionato, come in A2, le prime giornate sono sempre di rodaggio e mettono in evidenza a volte le formazioni che effettivamente si contenderanno la vittoria finale fino alla fine, oppure alcune volte ci sono delle meteore che si affacciano in testa alla classifica solo per una questione di preparazione e di entusiasmo, e poi magari nel corso della stagione subiscono dei rallentamenti abbastanza clamorosi, accontentandosi sicuramente di traguardi meno prestigiosi di quello che dice l'inizio della stagione. Volessimo però azzardare un pronostico, so che è assolutamente prematuro, però ecco, partendo da Daniele, chi vedi come principale favorita? Beh, quest'anno sono partite molto bene le sarde, tranne un piccolo ridimensionamento proprio nell'ultimo turno, c'è stato proprio un rallentamento, ma io credo e che tra la fascia che va dall'Acquedotto fino al Paolo Agus possano essere diciamo un tantino, un passo più avanti. Mi aspetto di vedere un Latina, ma un Latina se non altro dovrebbe prima innanzitutto recuperare qualcosa all'interno della formazione, perché finora non ha mai giocato una gara al completo, e se l'ha fatto soltanto per 36 secondi, se è fuori Maina e dentro Jimenez e viceversa, per cui io aspetterei prima di fare un pronostico sul Latina. Per il resto diciamo vedrei questi tra Acquedotto, Colleferro, Castelfontana e Paolo Agus. Ha detto ai lavori, che ovviamente sa tutto e conosce tutto, Francesco. Il mio più che altro è un augurio. Io vedo favorito il Latina nonostante la falsa partenza che sicuramente si farà sentire per tutto quanto il girone di andata. Quindi punto forte sulla voglia di rivincita dei ragazzi di Latina, sul mister Batista, sono convinto che possano farcela. Vedo bene anche il Capoterra, la Loa e lo stesso Colleferro, anche se il Colleferro visto a Latina mi ha leggermente deluso. Passiamo alla C1. Allora, serie C1. Arcitivoli, Velletri, Lazio Calcetto 6-8. Lazio Calcetto, Artena 0-3. Olympus, Virtus Aurelia 5-2. Real Cinzia, Fuxa L'Isola 3-3. Real Tecchiena, Atletico Ferentino 2-2, Simal d'Ardenza, Junior Lazio Calcetto 4-1. Perfetto, beh, questo è un campionato che prenderemo un po' di striscia, insomma, perché giusto per completezza di informazione, giusto Roberto? Sì, sì. Anche perché a non ci sono. Però non ci sono tanti. Ci sono sempre personaggi pontini, dai, c'è un Belletri che annovera De Simone come tecnico, Turin come direttore sportivo, De Santis, Mannic come giocatore, quindi c'è stato un sentiamolo, mese, però, esatto, sentiamolo pure, ci piace anche seguirli con simpatia. Ecco, volevo richiamare in causa su questo argomento Francesco, questi spostamenti, insomma vari protagonisti legati alla realtà pontina che comunque si sono allontanati per certi versi. Come giudichi questa situazione? Sicuramente è una situazione positiva il fatto che delle persone di Latina possano farsi valere anche fuori la nostra provincia. Sono sicuro che mister De Simoni insieme con De Santis e Turin riusciranno a portare in alto i colori della nostra città in un campionato difficilissimo come la C1. Poi, come si dice, nessuno è profeta in patria, quindi vediamo cosa succederà anche lì. Tiziana, partiamo con i risultati di C2, il campionato sul quale vogliamo focalizzare la nostra attenzione. Sì, serie C2, girone C,
Pomezia Laurentum, Dilettanti Falasche 2-1. Atletico Gaeta Ceriara non è stata disputata, verrà recuperata il 1° novembre. Flora 92, Atletico Anzio Lavinio 4-7. Gymnastic Studio Fondi, Pontina Fuxal 0-1. San Giovannese, Virtus Fondi 3-5. Terracina, Atletico Scauri 4-5. Vigor Latina Cisterna, Città di Cisterna 4-2. Benissimo, allora concentriamoci proprio sulla partitissima, su questo 4-2, Stefano. 4-2 del Latina col Cisterna, sì. La Settori veniva dalla sconfitta col Ceriara all'esordio, anche se comunque aveva iniziato alla grande la stagione con il passaggio del turno in Coppa Lazio. Era una partita sentita, c'era bisogno di una risposta, anche perché Città Cisterna comunque aveva esordito con un bel 5-0, quindi era molto entusiasta, diciamo. È stata una bella partita, anche se il primo tempo si sono studiate un po' troppo le squadre, con ritmi abbastanza bassi, ma nella ripresa poi c'è stato spettacolo puro. Abbiamo una dettagliata sintesi di questo incontro, ma prima vorrei fare qualche passo indietro e parlare della Century Futsal Latina, questa nuova realtà. Roberto. Io preferirei che questa nuova realtà parlasse sul campo, no? Senza fare troppi proclami, lavorando bene con un tecnico esperto della categoria, un gruppo discreto di giocatori, e credo che faremo un buon campionato sicuramente, innanzitutto arrivando il prima possibile alla salvezza, e poi si vedrà in base a che punto della stagione saremo, se avremo la possibilità di ambire ad altri traguardi. E questo è il dettagliato resoconto di Enrico Pasquali Coluzzi. Andiamo a commentare un po', anche Francesco Dario ha seguito questa partita, tanti volti noti, no? Che continuano a lasciare il segno. Sì, per me è un po' un ritorno al passato, vedere i vari Terenzi, Di Giorgi, Di Pastena, Gaido, esultare in quel palazzetto, per me comunque è un'emozione importante. Faccio i complimenti anche al mister Angeletti e a tutto il gruppo dei ragazzi di Cisterna, che stanno veramente cercando di dare il massimo per raggiungere la salvezza il prima possibile, come ha detto Roberto Martin. E su queste sue parole, noi in passato abbiamo costruito dei successi importanti per questo sport a Latina, quindi mentre lo ascoltavo mi veniva da sorridere su queste parole. Sì, proprio emozione, grande emozione vederla, ma prima o poi è una strada che si rincrocerà con questo gruppo. Vediamo. Quello che potrò dare anche a livello di esperienza ad un gruppo che ha fatto la storia del calcio a 5 Latina insieme con me, io non dimentico praticamente le mie origini. Sono cresciuto in quel palazzetto, al mio fianco c'era il signor Roberto Martin qui, e insieme con Marco Terenzi, quindi sarò sempre a disposizione per qualunque tipo di consiglio e qualunque mano che potrò dare anche in futuro. Francesco, si parla già da diverso tempo in federazione proprio al vaglio la riforma dei campionati, soprattutto la parte superiore dei campionati regionali. L'anno prossimo è atteso un secondo girone di Serie C1 e quindi ci sarà con molta probabilità un trasloco, per così dire, un'emigrazione dal campionato più piccolo regionale a quello massimo regionale, quindi parliamo dalla C2 alla Serie C1. Ci sarà quindi questa probabilità che molte squadre del comprensorio, io mi auguro anche proprio la Century, l'anno prossimo faccia parte del cosiddetto secondo girone, quindi quanto potrà esserci di buono e quanto non potrà esserci, considerando il fatto, soprattutto innanzitutto parliamo a livello geografico, perché è la lamentela più grossa che c'è ogni inizio campionato, ogni inizio stagione, e soprattutto forse ci potrebbe essere un livellamento verso il basso, oppure uno dei due gironi è più tecnico rispetto all'altro. Ho sentito anch'io di questa novità, che penso che sia più o meno una certezza, più che un'ipotesi. Sicuramente la nascita dei due gironi abbasserà, secondo me, il livello qualitativo delle squadre e anche delle società. Visto questa novità importante comunque in futuro, mi auguro che la Century Latina possa salvarsi almeno al girone di ritorno il prima possibile.
significherà quindi comunque arrivare a fine campionato in una posizione che permetterà eventualmente di fare accesso alla massima categoria regionale. Ecco, questa cautela di Francesco mi ricorda qualcuno. Roberto. In che senso? Beh, insomma, la prudenza prima di tutto, insomma. Ma io dico sempre che le partite per vincere bisogna giocarle, bisogna lavorare bene durante la settimana, allenarsi con intensità, seguire il mister e la società e poi si ottengono i risultati. La settimana scorsa abbiamo perso quel di Ceriara e quindi per me non sono né brocchi né fenomeni. Bisogna, chi lavora meglio durante la settimana lo esprime poi durante la partita e sicuramente abbiamo un gruppo valido che ci consentirà di giocarsi alla pari con tutti. Mi è sembrato però, Roberto, di vedere i volti noti particolarmente motivati, hanno trovato nuovi stimoli, nuova voglia di fare. Vengono sicuramente da una stagione fallimentare un po' tutti i ragazzi che stanno partecipando, mille vicissitudini, due realtà che hanno iniziato con tante aspettative e poi si sono perse. Quindi credo che in loro c'è questa voglia di riscatto, comunque di dimostrare che, non, come ho detto qualche secondo fa, non erano brocchi lo scorso anno, né sono fenomeni adesso, è una cosa intermedia, sono dei buoni giocatori. Questo dunque è il contributo relativo ai giocatori. A proposito di protagonisti, ascolteremo tra pochissimo anche i tecnici, però abbiamo assistito alla consegna di un premio all'inossidabile Marco Terenzi. Stefano, di cosa si tratta? Diciamo è il premio del miglior in campo, la redazione di Mondo Futsal ha deciso di creare questo premio, quindi ogni partita dove ci sarà la Mondo Futsal TV ci sarà un migliore in campo e abbiamo iniziato con Marco Terenzi, che un vero lusso per la categoria, un giocatore importante, quindi non si poteva iniziare meglio. E dunque Mondo Futsal TV, questo preziosissimo contributo per la nostra trasmissione. Chiuso il discorso relativo al big match del Palabianchini, andiamo un po' a rivedere quelli che sono stati i risultati, a fare un po' una panoramica di questo campionato. Ecco, chiediamo un commento a Daniele su questo. Come inizio si stanno ben comportando due neopromosse, stiamo parlando della una su tutte, è l'Atletico Scauri, che tra l'altro insieme alla Century Latina e Ceriara hanno ottenuto anche il passaggio in Coppa, quindi al passaggio successivo in Coppa Lazio. Diciamo, su tutte proprio spicca l'Atletico Scauri. Sabato ho avuto modo di vedere invece Flora Atletico Anzio Lavinio, molto indietro il Flora rispetto alla categoria, soffre un po' troppo, mentre l'Atletico Anzio Lavinio invece ha sfruttato due biglietti a suo favore, quindi è molto importante per lei averli ottenuti. Risultato molto importante, anche se di misura, è quello della Pontina Futsal a Fondi, anche se proprio nel dopogara il tecnico Massimiliano Paluzzi del Fondi era piuttosto arrabbiato per le tante occasioni create, ma poco messe a conclusione, quindi sfruttate. Comunque è una realtà, tra l'altro, che fa parlare molto bene. Molto bene anche la vittoria in esterna a San Giovanni in carico della Virtus Fondi, a San Giovanni in carico l'unica rappresentante del comprensorio Sciociaro, trasferte piuttosto lontane, però una Virtus Fondi che sta arrivando alle intenzioni del tecnico, dettate dal tecnico Gianni Napoli. Più che parlare di risultati, io adesso mi sposterei un attimo su quanto ho portato quest'anno, una domanda che può avere più risposte, più consensi in tal merito, perché quest'anno proprio nella categoria della Serie C2 c'è una novità piuttosto sostanziale, quella della presenza dei giovani, quindi non so chi tra Roberto o Francesco possono rispondere per primo, ma ha poca importanza, però questa presenza di giovani va un po' a svecchiare, non ce ne vogliono coloro che sono tanti anni che calcano poi il futsal
a livello anche regionale, che sono, ce ne sono tanti alla Latina, l'avete più volte nominati, però ecco, la presenza di questi giovani dall'interesse verso il basso, cioè porta su, può essere da traino, o ci vuole ancora tempo per poter dare una risposta a questa novità? Sicuramente è una novità positiva, anche se io personalmente sono contrario all'introduzione di questo obbligo degli under, così chiamati, sia in Serie C2, in C1, anche in Serie B e anche a livello di Serie A2. Sono più favorevole invece al discorso come in Serie A, cioè l'obbligo di avere nei 12 4 italiani liberi. Sono contrario all'introduzione di questa regola per il semplice fatto che il giovane dovrebbe giocare perché è forte, perché ci si crede, perché c'è tutto un progetto alle spalle, non solamente per un discorso di regole, per il semplice fatto che poi dopo, un po' come si succede anche nel calcio a 11, usciti di categoria under, alcuni giovani vengono un po' dimenticati o scendono di categoria, e secondo me è uno spreco di energie, di risorse. Sicuramente questo porta ad un abbassamento dei costi, ma secondo me andrebbe proprio ripensata all'origine tutta quanta questa regola, introducendo nelle categorie regionali e nella Serie B un discorso dove è possibile tesserare solo ed esclusivamente italiani, per poi dopo introdurre gli stranieri a partire dalla Serie 2. Ma questa è una mia opinione che mi sono fatto durante questi anni, perché vedere sia in C2 che in C1, ma anche in Serie B, società che spendono tantissimi soldi per giocatori stranieri, che sicuramente danno un contributo a livello di tecnica e di esperienza, ma anche sono molto, molto esosi per delle società che non sono assolutamente professionistiche, secondo me è un'arma a doppio taglio. Benissimo, siamo proprio addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa prima puntata, quindi chiedo il massimo a due pilastri della nostra trasmissione. A Daniele Porcelli per illustrarci proprio rapidissimamente quello che sarà il campionato di Serie D e come inizierà dal prossimo turno. E poi a Stefano per la sua, al massimo della sintesi, rubrica su e giù dalla scala. Vai Daniele. Va bene, saranno 26 le squadre in corsa per due posti per il campionato di Serie C2, divise equamente su due raggruppamenti, 13 quindi per parte. Si inizia sabato tra l'altro si inizia con il posticipo, venerdì con l'incontro Atletico Rocca Massima, SIS Lido dei Pini, per seguire poi il sabato e terminare proprio domenica mattina con forse il big match tanto atteso, Città di Latina, Oratorio Latina Scalo, Latina Scalo Cimil. Quindi ci sarà questo derby posticipato appunto per la prima giornata a domenica mattina. Comunque gli incontri molto rapidamente: Atletico Rocca Massima, Impianti Sportivi Lido dei Pini, Broker Sport, Eagles, Aprilia, Città di Latina, Oratorio Latina Scalo, Latina Scalo Cimil, Indomita, Anzio, Privernum, Real Podegora, Città di Anzio, Rocca Secca De Volsci, Real Latina e Riposa l'Elen Nettuno. Quindi ci sarà a turno proprio il turno di riposo in quanto un numero dispari. Questo per quanto riguarda il girone A, mentre riguarda il girone meridionale: Don Bosco Gaeta, Real Terracina, Olderance 97, Città di Minturno Marina, Olympus Sporting Club, Associazione Sportiva Ventotene, che torna dopo un anno di assenza, Sporting Terracina, Maracana Cagita, Virtus Scauri, Virtus Spigno, Vis Fondi, Atletico Sperlonga e riposa per la prima giornata l'Olympic Marina. Due quindi i posti a disposizione per salire in C2, ma nel corso delle prossime puntate vi annuncerò la novità più importante di quest'anno, che riguarderà appunto un playoff molto particolare a cui parteciperanno tutte le altre 24, quindi escluse le vincenti, che daranno la possibilità alla vincente proprio della Coppa Provincia di Latina di salire in Serie C2. Seguiremo molto da vicino anche questo campionato. Grazie Daniele, sei stato rapidissimo, ma sarà ancora più bravo Stefano con la sua rubrica introdotta dalla classica sigla. Vai Stefano. Breve, breve. Avevo tutto un listone. E allora, va bene, allora partiamo subito. Mettiamo su la Pottina Futsal, partita doveva stare in Serie D, invece si ritrova ancora una volta in C2, dopo due partite 6 punti è il massimo per chi sta puntando alla salvezza. Mettiamo su anche la Century, perché dopo due big match almeno trovare 3 punti per una squadra diciamo nuova è sempre il massimo. E giù dobbiamo mettere la Gymnastics Studio Fondi, che comunque perdere in casa non è mai il massimo, anche l'allenatore sappiamo Paluzzi
non è proprio soddisfatto e si rifarà sicuramente sabato prossimo.